Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua tornati in un nuovissimo video di calciomercato. Perché oggi siamo qua tornati in un nuovissimo video di calciomercato per parlare del colpo che ha effettuato il Monza poche ore fa. Infatti il Monza ha acquistato il Papu Gomez, ex giocatore del Siviglia. Andremo a parlare di tutto in questo video. Like, iscrizione e campanella, visto che oggi non c'è molto, non porterò il post partita dei campionati esteri perché sinceramente non mi va, cercherò di portare qualche post partita dei campionati esteri prossima settimana e per quanto riguarda il recap settimanale uscirà martedì, ma poi vi spiego tutto, anche con un post community. Quindi direi che possiamo partire a parlare di Papu Gomez al Monza. Tra l'altro, poche ore fa è arrivato a Linate e sosterrà le visite mediche. Partiamo dal perché il Monza ha preso Papu Gomez. In realtà il Monza seguiva Papu Gomez già da un po' di tempo. Già da un po' di tempo era uno degli svincolati di lusso perché il Siviglia non aveva rinnovato il contratto al Papu e sappiamo tutti che giocatore è, giocatore tecnico, giocatore molto bravo nel dribbling, trequartista puro secondo me, non è un giocatore da fascia, ma secondo me è un vero trequartista. E quando c'era l'Atalanta dei vecchi tempi, Papu Gomez era veramente il giocatore che spiccava per eccellenza. E appunto il Monza, sì, ok, seguiva da un po' di tempo Papu Gomez, però l'ha preso per una motivazione principale, ovvero l'infortunio di Caprari. Caprari, infatti, per molti mesi sarà fuori dai campi di gioco per un infortunio al legamento crociato. Non so se è anteriore oppure no, perché non ho visto tutti i dettagli, però insomma, in poche parole, Caprari fuori per rottura del crociato. Chiaro, questo infortunio è grave per il Monza, perché Caprari la scorsa stagione aveva fatto secondo me, una stagione più che dignitosa, era stato anche uno dei migliori del Monza. E sappiamo anche bene quanto Paladino riesca a valorizzare i suoi giocatori. E di certo questo infortunio di Caprari ha fatto male. Comunque l'anno scorso ha giocato quasi sempre 5 gol e 2 assist in 37 partite. Se gioca sempre vuol dire che un motivo ci sarà. Caprari è un giocatore importante. Caprari è sempre stato un giocatore forte con tanti problemi fisici che l'hanno limitato nel tempo. Però rimane un giocatore che al Monza serviva inevitabilmente, per questo il Monza è andato su Papu Gomez, che nella scorsa stagione a Siviglia ha veramente trovato pochissimo spazio, ma ormai era da qualche anno che il Papu non trovava più lo spazio che voleva, e il Monza alla fine è riuscito a prenderselo, perché vi dico anche, vi leggo i dati: la scorsa stagione 19 partite in Liga, un gol e un assist. Invece la stagione prima, 2021, 2022, 5 gol, sì, ha fatto 5 gol nella stagione 21-22, ma in quella precedente solo un gol, capite bene? Quindi Papu Gomez è un giocatore che conosce la Serie A, un giocatore che secondo me si può rilanciare perfettamente, considerando che appunto Paladino è molto a valorizzare i suoi giocatori, è un giocatore di esperienza, è un giocatore che se messo al contesto giusto, per me 5 gol li può ancora fare al Monza, per me ha tutte le qualità per fare 5-6 gol, per dire. Secondo me nell'immediato non sarà un upgrade clamoroso a Caprari, perché sì, Papu Gomez vale 100 volte Caprari, però è anche vero che, oddio, credo che si è attivato qui, scusatemi, però è anche vero che il Papu ha giocato poco nell'ultima stagione, quest'anno ha fatto solo una partita contro Siviglia, è stata quella in Coppa contro il Manchester City della finale, quindi è da un po' che non gioca, io credo che onestamente Paladino gestirà un po' il Papu nelle prime settimane, nel primo mese, poi piano piano troverà spazio. Credo che, considerando che mancano molte partite a fine del campionato, io credo che almeno 15 partite, 10-15 partite dal primo minuto le farà, anche tante volte che subentrerà e potrà dare un impatto importante a partita in corso. È stato preso a parametro zero, visto appunto che il Siviglia non ha rinnovato il contratto, ha vinto tanti trofei, l'Europa League appunto, come tutti ben sapete, ha giocato anche nell'Argentina, l'Atalanta faceva spesso bene, poi ricorderete tutti la rottura che c'è stata tra Gasperini e Papu Gomez, con Papu Gomez messo quasi fuori rosa, poi Siviglia si era andata ad accaparrare e a quel punto lì il Papu, diciamo che sì, ha fatto qualche gol, ma non è riuscito più a dimostrare il suo grandissimo talento. Io sono innamorato del Papu. Io onestamente
Quando ancora ero bambino, vedevo il Papu e mamma mia, cioè un giocatore fortissimo, un giocatore che sarebbe utile a qualsiasi squadra, inevitabilmente. Io credo che, per esempio, anche all'Inter sarebbe stato un buon giocatore. No, magari ora, perché comunque guadagna un po' di stipendio. Non mi ricordo lo stipendio preciso che guadagna, però guadagna un po' di stipendio. L'Inter ha tanti centrocampisti, ma io credo che il Papu Gomez sarebbe stato utile per tutte le squadre. E per il Monza, sì. Vai a perdere Caprari, che era un giocatore importante per tutta l'annata, e vai a prendere allo stesso tempo però il Papu Gomez. Non vediamo un po' se c'è qualche dettaglio sul contratto. Vediamo un po' se c'è. No, non c'è qualcosina. Ha giocato, vabbè, pure in Champions, come tutti ben sapete, almeno credo. Vediamo un po'. Sì, contratto fino a giugno. Fino a giugno, quindi un contratto di quasi 7 mesi. Aspettate. Ottobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesi. Contratto di 9 mesi fino a giugno. Quindi a giugno scadrà il contratto. E poi credo che alla fine non verrà rinnovato. Anche perché poi credo che il Monza, visto che ritornerà a Caprari, non si potrà permettere ancora Papu Gomez. E credo anche che Papu Gomez deciderà, magari, che ne so, di ritornare in patria in Argentina. Però, secondo me, questo è un colpo interessante. Voto qualità prezzo, sicuramente 7,5 tutto, perché lo paghi zero, a parte lo stipendio, e ti assicuro un giocatore forte, molto molto bravo. Credo che comunque tornerà a far bene in Serie A, non benissimo, ma i suoi 5-6 gol, secondo me, ha campionato, li può fare. Anche in ottica fantacalcio può essere sicuramente un colpo interessante. Detto questo video finisce qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con me. Noi ci vediamo stasera, magari con un nuovo video che ho intenzione di fare, oppure soprattutto, ecco, forse ci vediamo domani, anzi, devo il forse, ci vediamo domani con il post partito, forse qualcosa di stasera, ma valutiamo. Ciao a tutti.